Gianluigi Paragano presenta La rabbia. Stasera cercheremo di capire qualcosa in più. Sono con noi Elisabetta Gualmini, si guadagna da vivere come vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Il suo peggior nemico è la Regione Emilia-Romagna. Stefano Zurlo si guadagna da vivere come benzinaio. È famoso per dare lezioni di massaggi. Il suo peggior nemico è Stefano Zurlo. Giampiero Mughini, il suo peggior nemico è Godzilla. Matteo Salvini si guadagna da vivere come silenzio. Facciamo un grande applauso a Matteo Salvini! Matteo Salvini, Sharingan Padano, guida di Ruspe più 5, Haki del Rete Nord, espulsione clandestini. Buonasera Salvini. Posso allora parlare? Partiamo subito con... Posso parlare? Posso parlare? Con lui? Posso parlare? Posso parlare? Posso parlare, maleducato? Posso parlare? Paragone. Posso parlare? Prego, prego. Grazie. Posso parlare? Col cazzi tuoi. La domanda è... Posso parlare? Posso finire? Oh, raga! In quella piazza... Di merda! C'era quella piazza, c'erano tra le altre bandiere, tra gli altri simboli, c'era la croce celtica. Domanda secca, le piace, le appartiene? In quella piazza c'era gente che sta preparando il passato. Però non vorrei finire in galera se dico che il matrimonio si fa fra l'uomo e la... Gli spaghetti al pomodoro! Hai detto una cazzata, la riconosci... La formigone! Porca miseria! Ho bisogno della tortura psichica. Un paese che vuole cinesi fascisti. C'erano 8, 6, 5 o 6, 8, 8, 10 o 25. Di queste 8, 8 e 8 vetrine, sapete quante ce n'è aperte in questo momento? 25. 4. A un millesimo. Posso parlare? Naturalmente. No, Venturali, sepolto nel disonore. Giampiero Mughini, direttore della Nerva. Posso parlare? Posso parlare? Finiamo l'attore. Stazione Termini di Napoli. Per capire quello che provano le macchinette automatiche musulmane, la nostra inviata si finge le macchinette automatiche. Fai attenzione ai borseggiatori. Se ti servono informazioni, rivolgiti esclusivamente ai borseggiatori. E li riprendiamo con questi due ragazzi. Li vedete? Lo vedete? Sembrano anche loro delle macchinette automatiche. Fai attenzione al personale in divisa Trenitalia. Alla stazione. Alla stazione. Andiamo in stazione. Termini di Napoli. Insomma, sotto gli occhi di vigilante e forze dell'ordine, la banda agisce ma disturbata. Grillo mi ha sempre sostanzialmente schifato. E Alfano mi ha sempre sostanzialmente schifato. E a chi è al pronto soccorso stasera? Mi ha sempre sostanzialmente schifato. E in un ospedale lombardo non gli frega niente se Salvini ha la camicia o la maglietta. Sì. Gli interessa chi è il sindaco di Bari? Perché se moderato è l'avvocato, il notaio, l'artigiano, il notato, il moderato, i pescatori. L'elettorato di centrosinistra è molto di destra. Noi in Emilia Romagna abbiamo risparmiato. Io giro in Vespino, Pino gira con un Vespino, il presidente gira con un Vespino, i consiglieri prendono il Vespino. Però se vai allo stadio, se autoblu sono sempre finire. Lì parcheggiati. Ti parlo delle cose serie, ti parlo della mia Vespa. Basta con questa demagogia per cui il Vespino è un tema di destra. Ah, vado avanti da Giampiero Mughini perché è naturalmente grottesco. È grottesco è il fatto che è un problema vitale. Se ci dovessi mettere un cazzo sadico, grottesco. Detto questo, ahimè. Questo signore qua che ha un nome e ha un cognome. E quello che mi fa paura sono i milioni di pescatori. Hashtag su questo argomento. Io nel 2015 distingo le persone fra produttori e pescatori, fra pescatori e pescatori. Roma, Piazza del Popolo, sabato pomeriggio. Questa è la piazza della Lega Nord di Casa Sound. Ecco, il corteo di Casa Sound sta per entrare in Piazza del Popolo. Grazie! Fatemi almeno parlare. Posso parlare? Però fatemi finire un discorso. Allora, uno, io giro in Vespino. È un ottimo Vespino. E adesso c'è il mito del pescatore del Salento. Di pescatori. Grazie per aver reso il Salvini Show ancora più interessante. Prego, Salvini, risponde alla Gualmini Show. Nota di cronaca. Ho l'ambizione.
Chinatown, ci sono tanti cinesi e ci sono lavoro. Molti cinesi. Vogliamo restare ancora sul tema con Silvia Giacometti, via. Circa 40.000 anni fa l'Homo sapiens, di carnagione scura, esce dall'Africa e immigra clandestinamente in Europa per venire qui a rubarci il lavoro. E mentre l'Homo sapiens riceveva ogni giorno 35 euro negli hotel e wifi gratuito, gli europei erano costretti a vivere nelle tende e sopportare le rigide temperature dell'era glaciale. Rimandiamo l'Homo sapiens a casa loro. Condividi se vuoi che gli Homo sapiens tornino a casa loro. Mughini, ho visto che prima volevi venire. La questione dell'immigrazione è pensare che l'immigrazione... Però pensare che la questione dell'immigrazione dipenda dalla questione dell'immigrazione. Sì. La questione dell'immigrazione, per dirla in termini poveri poveri e banali banali, è quello che vende la frutta, quello che vende non so che cosa, non mi ricordo che cos'è. Questa è l'immigrazione, è grottesco. E cambiamo argomento e andiamo su... sulle posso lui. Parlare? Su un altro fatto... Posso parlare, maleducato? Noi ci vediamo domenica prossima. Posso buonanotte. Parlare? Posso parlare? Posso parlare? Io mi sarei scritto sulla maglietta, io sono venuto. Allora, questa è una cosa per cui lei... pagherai.